Sorpresa, adrenalina, tragedia, paura, violenza, tenerezza, orrore, ferocia, amore, ruvidezza, coraggio, timore, ripensamento, vendetta, perversione, armonia. La pandemia che devasta il mondo e lo infetta colpisce tutti, dentro e fuori. Infetti e vivi sono alla fin fine uguali. Uccidono per restare vivi, per sopravvivere ancora un altro giorno, ancora uno. La natura, impassibile alle sventure dell'uomo, osserva muta ed in silenzio, mentre lentamente abbraccia le città che un tempo l'avevano confinata e le rende cattedrali verdi, con alberi che spaccano il cemento e la vegetazione che si impadronisce nuovamente della civiltà umana. E mentre la sua popolazione lentamente fa ritorno ai luoghi, la disumanizzante esperienza di farcela, le stagioni di Joel ed Ellie plasmano una toccante storia di pulsioni e di attaccamento alla vita e ai valori della famiglia. Il violento universo post-apocalittico plasmato dai ragazzi californiani, il canovaccio narrativo che esplode in un turbinio di emozioni e sensazioni, è persistenza destinata a rimanere impressa nelle menti e nei cuori dei fortunati giocatori toccati da questo autentico capolavoro. Brutale ed immediato come un film horror, ma sensibile e profondo come un romanzo di formazione, il mondo di The Last of Us è un monumento alla bravura degli sviluppatori californiani. Convincente ed audace, tanto da trascendere qualsiasi discorso critico, legato in maniera banalmente strumentale alla supposta mancanza di originalità, alle zattere e alle scale, al setting pseudo-zombesco o alle dinamiche di gioco basate sulla libera impostazione, diretta o silenziosa, del pellegrinaggio. Tutto crolla miseramente. Longevo, riflessivo, divertente, impegnativo e mai banale, The Last of Us è uno dei videogiochi più completi e perfetti che siano mai stati realizzati. Una stella di prima grandezza destinata a riflettere la propria scintillante luce sui giochi che verranno e a riverberarsi sull'intera galassia dell'intrattenimento digitale, influenzandone il corso per almeno un decennio.